Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non ci vediamo e non ci sentiamo, ma purtroppo, diciamo così, c'è bel tempo e quindi mi tocca lavorare. Per l'appunto ci ho messo anche un po' a scrivere questo video perché volevo che fosse il più completo possibile ed è finalmente, per appunto, come avete letto dal titolo, il video in cui vi parlo di come io sto affrontando lo studio del tedesco e come appunto sto cercando di migliorare giorno per giorno appunto il mio rapporto con questa lingua straniera. Bando alle ciance perché voglio farlo il più corto possibile questo video e cominciamo subito con la prima categoria che sono le applicazioni. Vi ricordo che per questa categoria c'è già un video presente su questo canale di circa un mesetto fa più o meno, e forse anche un mesetto e mezzo, visto che comunque ho saltato qualche pubblicazione, in cui appunto vi parlo delle applicazioni gratuite per studiare le lingue che appunto comprendono anche il tedesco. Quindi vi rimando, dovrebbe essere quassù, a quel video lì, e a queste applicazioni ci aggiungo anche Babbel, che non è un'applicazione gratuita, dovete pagare un abbonamento mensile, però è comunque un'applicazione molto molto valida per imparare le lingue e che però io non sto usando, comunque ho amici che la stanno usando per lingue che non sono il tedesco e sono molto contenti di quello che appunto propone questa applicazione. In più, per quanto riguarda specificatamente il tedesco, come applicazioni io sto utilizzando in maniera non molto continua le applicazioni che si chiamano, vi metterò comunque il nome da questa parte qui, con anche magari l'immaginina, di Doppiavoolearn German e Lingvist. Appunto non posso darvi una recensione completa di queste due applicazioni perché appunto le sto utilizzando molto saltuariamente, però comunque sì, sono applicazioni specifiche per imparare il tedesco. Appunto ci sono vari esercizi da fare e appunto le sto appunto utilizzando insieme, soprattutto appunto a Duolingo e Memrise, di cui vi ho parlato nel video passato, che appunto vi consiglio di andare a vedere. Lasciando da parte le applicazioni, ci sono anche molti video su YouTube, molti canali su YouTube che potete sfruttare per imparare il tedesco. Appunto, per gli italiani che stanno imparando il tedesco, c'è il canale Tedesco per Tutti, assolutamente consigliato perché è fatto molto molto bene e appunto avete una lunga serie di video da guardarvi e appunto io li sto guardando un pochino alla spicciolata, però appunto sono molto molto completi, avete sia video molto utili per quanto riguarda la grammatica, per quanto riguarda il lessico, il vocabolario e video magari anche un pochino più, tra virgolette, pratici, da cui potete imparare delle frasi che possono ritornarvi utili nella vita di tutti i giorni. Se invece masticate già un po' di tedesco e magari anche un po' di inglese, vi consiglio i canali di Easy German e My German Short Stories, che sono molto utili appunto per magari farsi un pochino l'orecchio col tedesco. In particolare Easy German vi permette appunto di vedere appunto i due protagonisti e i due gestori di questo canale che hanno a che fare con dei tedeschi, vanno in giro per le varie città a fargli domande su un determinato argomento. Non entro molto nel dettaglio, in ogni caso in descrizione trovate i link a tutti questi tre canali che vi sto consigliando ora. Così potete comunque andare a sbirciare quello che vi appunto consiglio. Per quanto riguarda i libri, io sto cercando di leggere il più possibile in tedesco, non mi risulta molto semplice perché comunque non ho grandissimo tempo. In ogni caso, vi posso, a parte i libri tra virgolette didattici, che non sono un'esperta, quindi non posso consigliarvi assolutamente nulla di specifico, io l'anno scorso avevo trovato questo, ve l'avevo già fatto vedere, probabilmente quando vi ho fatto vedere la valigia da qualche parte, che appunto si chiama Wodoku, Wodoku, e appunto è per il tedesco, e sono una serie di sudoku fatti con le parole, sostanzialmente. Adesso ho aperto una pagina che non ho completato, ma è molto utile per appunto farsi un po' di lessico, appunto sono sudoku basati su delle tematiche, tipo all'inizio uno dei primi. Tanto per capirci, i primi sono riguardanti i mesi. Ma comunque sia, è una cosa abbastanza completa, mi fate un po' di lessico, un po' di vocabolario in più rispetto a quello che magari potete fare con i vari video che vi ho consigliato e sui vari canali che vi ho consigliato.
Come vi dicevo, sto cercando di leggere, più che altro mi sto affidando molto al giornale che viene preso in gelateria tutti i giorni, quando ho tempo gli do un'occhiata, però non è una lettura, tra virgolette, consapevole, nel senso di poi andarmi a cercare le parole che non conosco, eccetera. È comunque un modo per cercare di mettere alla prova la mia lettura e la mia capacità di lettura del tedesco. Potrebbe essere molto utile prendere magari qualche libricino, qualche libretto per bambini, quindi parole con parole molto semplici, frasi costruite in maniera molto semplice, in modo tale da cominciare appunto ad abituare, da cominciarmi ad abituare a leggere appunto le frasi in tedesco e anche alla costruzione della frase tedesca. Per quanto riguarda infine i siti che vi consiglio per appunto sono siti di esercizi che vi consiglio per quanto riguarda appunto il mettere alla prova il vostro tedesco, non ne ho trovati di siti italiano-tedesco, però vi consiglio un sito in particolare che è Deutsche für dich, tedesco per te, sostanzialmente tradotto molto letteralmente, che è sia in tedesco che in inglese, quindi se masticate un po' di inglese è ottimo. Che appunto è un sito gratuito che propone una serie di esercizi online e appunto gratis, in base a quello che vi serve, quindi in base al vostro livello e magari ad una serie di argomenti. Lo trovo molto completo, io non riesco ad utilizzarlo granché, a parte qualche volta quando ho libero, magari la sera mi metto lì e smanetto un po' con un po' di esercizi. È comunque un sito molto molto buono ed è l'unico che vi consiglio, link qui sotto. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia stato utile, che vi sia stato d'aiuto, nel caso lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale. Se volete approfondire questo argomento potete lasciarmi un commento qui sotto o magari potete anche lasciarmi un commento riguardo a qualche vostro consiglio, magari ci sono dei canali YouTube che non ho ancora scoperto riguardanti la lingua tedesca. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure qui in Germania e non solo qui in Germania, prossimamente. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.